Buonasera cari amici, è veramente con grande emozione che stasera sono qui in un posto magico, in un posto che mi trasmette un senso di passato, di antico, perché siamo per presentare il libro Sorrento The Romance, questo libro del senatore Lauro che è un po' un omaggio di amore per Sorrento, per il suo territorio, in un posto speciale. Qui siamo nel castello ducale di Presenzano, ospiti del sindaco e dei proprietari di questo castello. E passo subito la parola al sindaco Andrea Maccarelli. Mi presento, sono Andrea Maccarelli, sindaco del comune di Presenzano. Per me oggi è una giornata importante e con grande emozione vivo questa presentazione del libro Sorrento The Romance di Raffaele Lauro. Grande emozione perché per la prima volta dopo tanto tempo questa comunità ha la possibilità di riabbracciare la storia, quindi di poter un attimino cominciare ad aprire le porte del Palazzo Ducale e quindi penso che proprio attraverso la giornata di oggi possa passare la crescita della nostra comunità. Quindi grazie a Raffaele Lauro per averci dato questa possibilità e grazie soprattutto alla famiglia del Balzo per averci consentito, diciamo, e della disponibilità per questa locazione. Quindi vorrei Grazie passare. sindaco e complimenti a lei che è giovanissimo, è vero, il sindaco più giovane d'Italia mi sembra. Sono uno dei sindaci più giovani della regione Campania. Complimenti. Ed ecco allora l'avvocato Nicola Lerano, Nicola, il nome del famoso nonno, Nicola Sì, del Balzo Nicola del e Balzo. Valerio. Nicola del Balzo di Presenzano, è stato duca di Presenzano e Presenzano è stato un ducato della mia famiglia per tantissimi secoli, fino al 1812. Noi stiamo cercando di mantenere le tradizioni della nostra famiglia, di portare avanti un lavoro difficile di mantenimento di questa struttura che non è tanto della nostra famiglia ma è della comunità presenzanese. Qui tutti hanno un ricordo anche personale legato al castello, legato alle suore di Presenzano che qui hanno insegnato, legato al teatro, qui si è fatto per molti anni teatro, per cui è veramente un piacere per me oggi riaprire le porte del palazzo a tutta la comunità di Presenzano e poi è un onore ospitare il senatore Lauro, che è una persona che conosciamo, che tutti conosciamo di grandissimo livello, che ci ha fatto questo bellissimo regalo di presentare qui il suo libro meraviglioso Sorrento de Romans. Grazie avvocato. Ecco, senatore Grazie mille. Lauro, so che si è abituato a parlare sempre da moltissimi anni, adesso ha detto queste presentazioni non voglio parlare, voglio che siano gli altri a parlare, perché sicuramente sei un oratore talmente sciolto che quando parli tutti zittiscono, ma adesso qualcosa voglio che tu ce lo dica almeno ai nostri microfoni. L'emozione di queste presentazioni, a me ne hai fatte tante, Sorrento The Romance è veramente una marcia inarrestabile, sta facendo presentazioni tutte correlate da un successo enorme, sia di pubblico che di critica, fans, amici, conoscenti, curiosi, vengono e rimangono tutti incantati. E qual è l'emozione di fronte a una nuova presentazione, questa volta in un posto dove sicuramente non sei mai stato e persone che non ti conoscono avranno per la prima volta l'occasione di entrare nel mondo magico del tuo libro? Ieri presentando il romanzo a Piano di Sorrento, un professore dell'Università di Napoli, di greco antico, ha fatto una riflessione che è il più grande complimento, a parte quello, diciamo, cardinalizio, che abbia ricevuto su quest'opera. Ha detto che la fama di Sorrento nel mondo è nata attraverso i grandi artisti che sono venuti a Sorrento, scrittori, drammaturghi, filosofi, pittori, compositori, Tchaikovsky, e poi fino alle due canzoni che hanno diffuso il nome di Sorrento nel mondo. Prima Torna a Sorrento e poi Caruso di Lucio Dalla. Ha detto che nessun sorrentino in tanta storia aveva mai recato un contributo al mito di Sorrento, al mito delle sirene, e che questo romanzo, come opera letteraria, riempie un vuoto, perché Sorrento ha beneficiato soltanto sul piano economico, le sue elite economiche, albergatori, imprenditori, ma nessuno ha dato un contributo alla costruzione di questo mito, a partire dal mito delle sirene. Dico questo perché oggi siamo ospiti qui nel castello dei Duchi del Balzo di Presenzano per una coincidenza amicale con il sindaco Andrea Maccarelli, ma che ha un legame
legame, un filo rosso di carattere provvidenziale, perché i duchi del Balzo erano di Presenzano, erano legatissimi a Sorrento, alle duchesse di Serra Capriole e alla sua altezza reale la duchessa Anna di Francia, Anna d'Aosta di Francia. Dico questo perché in questa realtà, in questo piccolo paese, esiste questo patrimonio straordinario, esiste questa struttura che è fatta di storia, in questo palazzo albergato anche Vittorio Emanuele II, ma al di là di queste, diciamo, memorie storiche, questo stesso palazzo, se valorizzato, può diventare un traino per l'economia locale. Io mi auguro che sia i proprietari, il Duca Nicola, sia il sindaco Andrea Maccarelli, prendano spunto da questa, diciamo, occasionale, diciamo, manifestazione nata per un rapporto di amicizia, perché questa prospettiva possa essere curata e questo gioiello possa essere uno strumento di sviluppo e di crescita per tutta la comunità di Presenzano. Grazie, grazie a tutti voi e grazie Senatore Lauro per il tuo modo di pensare, che è un modo di pensare sempre in positivo, in creativo e che ci aiuta tutti, un modo giovane di pensare, ed è bello che venga da una persona così adulta come te. Grazie. Io ho 30 anni.